A pochi chilometri dal paese, immerso in un bosco secolare di lecci, castagne e querce, a 1000 metri d'altezza, si trova il Parco Archeologico di Selene. È possibile scorgere chiaramente il basamento di un nuraghe, circondato da un agglomerato di circa 200 capanne che formavano il villaggio. Ma a dominare l'area sono le due tombe di giganti, entrambe realizzate in granito locale. Quella più piccola, risalente al XV secolo a.C., è a stele centinata, con un corridoio per la deposizione dei defunti. La seconda tomba risale al XIV secolo a.C., è più maestosa e meglio conservata. È del tipo a filari, costruzione tipica delle tombe di giganti di fase evoluta, caratterizzate dall'assenza della stele centinata. L'area archeologica del Nuraghe Sheri si integra con l'elemento naturale, posizionata com'è su un torrione granitico parzialmente circondato dal fiume Teschere. Il sito comprende un nuraghe circondato da un ampio villaggio e due domus dei Yanas. Il nuraghe è di tipo complesso, con una torre principale di pianta circolare, alla quale è stato aggiunto ad una quota inferiore un altro corpo. L'ingresso introduce ad un andito di pianta rettangolare che porta alla camera interna a tholos. Tutto ciò che simboleggia la stabilità, il perpetuo, la presenza dominante, la spiritualità, il nuraghe lo rappresenta. L'Ogliastra è uno di quei luoghi in cui fra mare e montagna altipiani di calcare si perdono nell'acqua, dando vita a un campionario di forme e rocce di tutte le ere geologiche. Le celebrate scogliere di Arbatax sono giganteschi massi di porfido rosso, colore che contrasta con il grigio dei graniti e che assieme all'azzurro del mare crea l'effetto cromatico di un arcobaleno. Arbatasar, in arabo la 14ª torre, rende l'idea di quanta storia raccolga ogni promontorio. La torre di San Gemiliano risale probabilmente al primo quarto del XVII secolo. Ha una struttura slanciata ed è realizzata con rocce granitiche locali. A pochi minuti di macchina dai litorali orientali, nei pressi di Villa Grande Strisaili, troviamo la tomba di giganti di Sakarkaredda. Il sito si caratterizza per l'eccezionale monumentalità, evidente soprattutto nell'ampia esedra, con lastre di pietra infisse verticalmente nel terreno e con il consueto bancone sedile lungo il perimetro esterno. La camera funeraria presenta ancora quasi tutte le lastre di copertura.
Nello stesso complesso nuragico anche un tempio e i resti di un villaggio. Il tempietto è un edificio di struttura singolare nel quale due vani quadrangolari si innestano in un ambiente circolare. All'interno e nell'area circostante venivano esposti numerosi bronzi votivi figurati. Gli scavi hanno riportato alla luce un ricco donario, una sorta di tesoro del tempio, consistente in bronzi, armi, monili e amuleti. Non lontano, il complesso nuragico di Sarku e Sforros. L'area archeologica ha come fulcro un grande tempio a Megaron, cioè a forma rettangolare con un vestibolo che precede la cella, risalente ai secoli XIV-XII a.C., dove lo spazio interno è diviso in quattro ambienti comunicanti tra loro. La tomba di giganti di Genna Troculu è ben conservata. L'elemento più spettacolare è il prospetto frontale, al centro del quale si trova la stele, la grande lastra di pietra disposta in senso verticale. La pianta del corridoio e l'esedra a semicerchio suggeriscono l'immagine di un dio toro, venerato dai nuragici insieme alla dea madre. Tempo zona mineraria, Tertenia oggi è un centro agricolo ricco di vigne e di pascoli, ma anche di attrattive turistiche come la sua zona costiera, che si estende per 13 chilometri. Un tratto di costa da sempre teatro di epici scontri tra la popolazione locale e gli invasori di turno. Fu così che nel 1587 fu edificata a difesa della zona la massiccia torre di San Giovanni. Realizzata in conci di granito, è alta 11 metri. Nel primo piano vi è la casamatta, la camera con volte rinforzate per l'artiglieria. Nella piazza d'armi, cioè nella terrazza superiore, le cannoniere con le merlature e gli spazi riservati alle sentinelle. Il nuraghe Aleri si erge lungo la spiaggia di Cala Francese, a soli 500 metri dalla riva. Circondato da una fitta vegetazione mediterranea, ha affrontato secoli di vita e ancora oggi si conserva in buone condizioni. Da qui si può dominare il paesaggio circostante, sovrastati dal Monte Ferru, che dolcemente degrada verso il mare. Nel cuore della vallata di Sabrecca, che apre l'orizzonte sulla marina di Tertenia, è stato scoperto un pozzo sacro di grande importanza archeologica. Il sito ha una peculiarità unica. La struttura ha due piani. Il tempio a pozzo vero e proprio è sormontato da una camera superiore. Il gigante rosso. Con questo appellativo si rende onore a uno dei monumenti megalitici più grandi della Sardegna preistorica, il nuraghe Arrubio, che deve il suo nome alla colorazione rossa del basalto con cui è costruito e ai rossi licheni che punteggiano i suoi massi di pietra. Si tratta di una vera e propria reggia nuragica.
l'unico nuraghe al momento conosciuto con un bastione pentalobato, costituito cioè da 5 torri laterali, collegate l'una all'altra da muraglioni rettilinei, che circondano il mastio centrale alto 16 metri. Una seconda cerchia di mura più basse costituisce l'antemurale esterno, difeso da 7 torri parzialmente visibili. Secondo gli studiosi, il complesso monumentale doveva essere formato da più di una quindicina di torri. Il complesso del nuraghe a Rubio risale al XIV secolo a.C. La cittadina di Isili è una delle principali del Sarcidano, un'area compresa tra le zone agricole del Campidano e quelle pastorali della Barbagia. Il complesso nuragico di Adoni, nelle vicinanze del piccolo centro di Villanova Tulo, in posizione panoramica sulla vallata del fiume Flumendosa, è composto da una torre centrale e 4 laterali. Ha una planimetria piuttosto anomala, dovuta probabilmente ai numerosi rifacimenti e aggiunte successive. Al suo interno, 2 cortili lastricati, di forma triangolare, e la scala, che permetteva di accedere al secondo piano, oggi purtroppo crollato. Dalla sommità dei bastioni, nelle giornate terse, è possibile vedere i monti di Sadali e di Seulo, fino al Gennargentu, e i monti di Perdas de Fogu, fino all'Iglesiente e la Giara di Gesturi. Trovare una cascata di 7 metri all'interno di un centro abitato è sicuramente uno spettacolo insolito. La cascata di San Valentino, proprio di fronte alla chiesa, ha conferito a Sadali l'appellativo di Paese dell'Acqua. Isolato su uno sperone roccioso, a vigilare sulle vie d'accesso verso la Barbagia, il nuraghe Ardasai, a 12 km da Seui, domina incontrastato la vallata ai suoi piedi. È del tipo complesso, costituito da una torre centrale parzialmente crollata e dai resti di antiche mura di difesa. Visibili sono anche le tracce di un villaggio costruito sfruttando le pietre calcaree caratteristiche del sito. Saomo de Llanas è una grotta carsica, situata nelle vicinanze di Seulo, lungo la strada che porta a Sadali. Nei suoi 300 metri di sviluppo, offre al visitatore un gran numero di stalattiti, stalagmiti e una colonia di abitatori delle grotte, i pipistrelli. Una leggenda vuole che sia la casa delle fate, le Llanas, che vivrebbero in una stanza inaccessibile. Una storia che contribuisce ad aumentare il fascino di questa grotta.
La cittadina nel corso del 1600 aveva ottenuto il monopolio della raccolta della neve e per 5 secoli ha rifornito di ghiaccio l'intera isola. Oggi sono ancora visitabili le antiche neviere situate in località Funtana Cungiada, cioè Fonte Racchiusa, a circa 1300 metri di altezza. Si tratta di pozzi circolari profondi diversi metri che permettono di preservare la neve fino all'estate. I blocchi di ghiaccio da qui ricavati venivano trasportati nelle varie località isolane per diversi usi e per ottenere in particolare la cosiddetta sacarapigna, una specie di sorbetto al limone precursore degli odierni gelati. A 2 chilometri dal paese si trova la sagoma rocciosa del Tacco di Tegile, ovvero un affioramento di roccia calcarea modellata dagli agenti atmosferici. La sua forma, larga in cima e stretta alla base, è inconfondibile e lo fa assomigliare a una specie di grosso fungo. Uno dei nomi col quale gli abitanti della zona lo chiamano è Satrona de Sant'Efese, che fa riferimento alla credenza secondo la quale Sant'Efisio, martire durante le persecuzioni dell'imperatore Diocleziano, avrebbe predicato proprio dalla cima del tacco a tutte le popolazioni della Barbagia. Posizione panoramica sul lago Coghina d'Orza, circondato da un invidiabile patrimonio naturalistico, troviamo il paese di Teti, nelle cui vicinanze sorgono 2 siti archeologici di rilievo. Il primo è il villaggio santuario di Abini, che risale all'VIII secolo a.C. Si estende su una superficie complessiva di 20.000 metri quadri ed è costituito da numerose capanne, in parte interrate e nascoste dalla vegetazione, e da un pozzo sacro protetto da un recinto. Verosimilmente il villaggio era il luogo di incontro di abitanti di centri limitrofi, che qui si riunivano in occasioni di festività religiose legate al culto delle acque. L'assenza del vestibolo e della scala d'accesso del pozzo, elementi tradizionali dell'architettura nuragica, fa ritenere che ad Abini la funzione sacra non spettasse tanto al pozzo quanto agli ambienti in cui esso era incluso. Destinata agli incontri, era probabilmente la grande capanna delle riunioni, che conserva ancora le mura, alte quasi 2 metri, e delle panche addossate ai muri. All'interno si trovano numerosi conci lavorati, cioè grosse pietre circolari, adoperate probabilmente per deporre le offerte votive.